I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Mi scrive Mauro: caro Massimo, tu alle feste balli? Caro Mauro, quali sono gli ingredienti fondamentali di una festa? Sono tre. La fica, la fica e la fica. Oh, se almeno uno di questi tre ingredienti è presente, allora io ballo. Certo che se c'è la musica aiuta, ma non è indispensabile. In ogni caso, i danzatori si dividono in varie categorie. Categoria A, il ballerino convinto, professionale, patetico, insomma. Il ballerino B, focomelico, vorrebbe essere come A, ma non ci riesce. È comunque meno patetico di A, soprattutto nella sua versione più raffinata, colui che riesce a ballare fuori tempo anche quando non c'è il tempo per farlo, nel senso che riesce a infilare i suoi movimenti tra due battute anche quando ce ne sono mille al minuto. Poi c'è C, ovvero io, ballerino buffo, autironico, troppo consapevole, incapace di ballare senza aver bevuto, unico modo per superare le proprie inibizioni. Il ballerino di tipo C è quello che di solito sta sul divano a parlare male di quelli che ballano. È quello che balla interiormente, che non vuole misurarsi col mondo fisico e tutte le sue tiranniche limitazioni. A meno che non si presenti per l'appunto uno dei tre ingredienti di cui all'inizio. In quel caso l'appartenente alla classe C si alza, guadagna una postazione favorevole e inizia la danza di corteggiamento. Il suo scopo è uno solo, non tanto portarsi a letto lei, no. Il suo scopo è antropologico, è smascherare il grande inganno della pista da ballo, il suo essere immensa sala d'attesa del grande boudoir dell'umanità. Vabbè, dice, ma si sa, lo sanno tutti, ha scoperto l'acqua calda. No! Un conto è la teoria, ma provate a testare sul campo questa teoria e vedrete. Io prima di diventare ballerino di tipo C ero un non ballerino. Mi alzavo dal divano, andavo da lei e le dicevo: senti, ma perché non evitiamo tutta questa pantomima e non ci andiamo a casa tua a scopare, eh? Non ha mai funzionato, non capivano. All'inizio pensavo che fosse la musica troppo alta. Senti, perché non evitiamo tutta sta cosa e andiamo? Niente ancora. Ho anche pensato di cambiare la frase, ma se avessi usato un linguaggio indiretto sarebbe stato come ballare per ottenere uno scopo indiretto, un'altra cosa, sarei stato punte da capo. Una volta ha funzionato. Perché non ci andiamo direttamente a casa e mi evitiamo tutto sto casino e scopiamo? Sì, ha detto lei, però andiamo da me, che la TV è più grande. Era la mia ragazza. Just a New York conversation rattling in my head.